diciamo, la crisi economica, che è stata non soltanto una crisi, diciamo, di denaro, ma è stata anche e soprattutto una crisi di fiducia, una crisi anche di lavoro, di occupazione. Anche noi come Gino Formica, perché questa è la storia di Gino Formica. Prendiamo un'arancia, togliamo la buccia senza romperla, piano piano, la stai rompendo, tu l'ho visto, piano piano. Prendiamo l'arancia e la mangiamo. Se è rimasta la buccia, che è una meravigliosa scatolina profumata o puzzolente, secondo voi? Profumata. Dov'è la tua scatolina? Non la vedo, amica, brava. Mettiamo il pisello nella scatolina e lo chiudiamo. Una volta che l'attimo perde le promesse che ti ha fatto, la tua vita va completamente in frantumi. Per cui il grande, quello a cui assistiamo è proprio l'aumento della sofferenza, dei drammi, delle rotture, delle relazioni. Tutti gli spettacoli, i vari laboratori, eccetera, sono tutti quanti veramente interessanti, belli, utili da far propri e da sostenere. La macchina a vapore è stata inventata e consumava molto carbone. Quando è stata modificata per fare in modo che consumasse meno carbone, si sono accorti che alla fine si usava più carbone perché facevi più macchina a vapore. Quindi risparmiamo energia e usiamo quel risparmio lì a fare qualcos'altro. E questo è il punto, il limite del risparmio energetico che già è stato fatto. Adesso siamo in una fase in cui dobbiamo ridurre i consumi e spostarli su fonti rinnovabili, cambiando proprio questo approccio qua, cioè qual è la fonte rinnovabile migliore? Non esiste. Tutte. Oggi è il sole, domani se c'è il vento sarà il vento. In montagna, se c'è, così vengo anche un'altra domanda. Se c'è un bosco ben gestito e alcune case, va bene usare la legna. Avanti e lanciamo il nuovo passo, il passo a Mentoni! E se proprio non ce la fate, allora con un braccio su, proviamo ad accendere la luce che durerà tutta l'estate! Questa carta, poi fate 1, 2 e 3, poi signora mi dica stop quando vuole, stop, mi fermo adesso, posso mischiare? Sì. Mi fermo? O Dio di infinita misericordia, che nella tua grande bontà sempre ti ricordi di noi e vedi e provvedi a tutte le tue creature. Sostienici con la forza del tuo spirito, perché in mezzo alle fatiche
e alle preoccupazioni di ogni giorno, non ci lasciamo dominare dall'avidità e dall'egoismo, ma operiamo in piena fiducia per la libertà e la giustizia del tuo regno.